È ripresa questa? Senti che ti è ripresa? Eh sì. La seconda comunicazione riguarda un cambio per quanto riguarda il ruolo del capogruppo del gruppo consigliare con Forcolin per Musile. Il sottoscritto Persico Alfelli, in qualità di capogruppo del gruppo consigliare con Forcolin per Musile, comunica che a far data dalla presente il nuovo capogruppo, il signor Dagonfo Eros, ed in qualità di vice capogruppo lo scrivente Alfelio Persico. Quindi c'è stato un cambio nel ruolo del capogruppo e il nuovo capogruppo è consigliere Dagonfo Eros, al quale auguriamo buon lavoro. Bene, poi c'è una comunicazione del sindaco, lascio la parola al sindaco.
sappiamo che si tratta di un'integrazione a un capitolo di spesa per quanto riguarda la realizzazione del gestore del nuovo centro natatorio mediante il project finance, e quindi vi è la necessità di procedere alla redazione degli atti di gara, e vi sono la necessità di avere competenze specifiche di tipo soprattutto economico finanziario nell'opera, quindi non riscontrabili tra il personale di servizio, e quindi di attingere al carico di supporto al gruppo di un professionista esterno proprio per questo tipo di questione delicata del ritorno e comunque della copertura finanziaria su un'importante opera come quella della nuova piscina, pertanto vi è necessità di attingere al fondo di riserva per questo. Grazie signor Sindaco, la parola al Vice Sindaco. Buongiorno a tutti. Io voglio cogliere l'occasione dell'inizio delle videoriprese per ricollegarmi a un articolo che è stato fatto poco tempo fa, che considero anche un po' pesante nei confronti dell'amministrazione comunale, è stato fatto dal consigliere Biancon, dove dichiarava che tra i vari emendamenti in previsione dell'approvazione del regolamento delle videoriprese c'era anche la richiesta di effettuare la videoripresa delle commissioni consigliari, e ha aggiunto: bocciando la possibilità di ripresa, leggo testualmente, il Consiglio ha dimostrato timore a far vedere come vengono assegnati i lavori e appalti. Questo è molto offensivo per l'amministrazione, io mi sento particolarmente offeso in merito, perché evidentemente il consigliere Biancon, ci tengo a sottolineare, candidato sindaco per Musile di Piave, non ha letto né i regolamenti né ancora conosce le procedure. Probabilmente deve informarsi meglio e capire che le commissioni sono propedeutiche al buon andamento dei lavori consigliari. In commissione consigliare non si decidono appalti né si assegnano lavori, quindi vabbè, lasciamo perdere. Nella stessa occasione ha dichiarato che rinunciava al gettone di presenza. Credo che sia più che mai opportuno, come simbolica ricompensa per questa francamente uscita con poco gusto, che ha dato veramente un'immagine dell'amministrazione comunale non rispondente al vero. Grazie. Grazie signor Vice Sindaco. Prego, prego, consigliere Sacillotto. Sì, buongiorno a tutti. No, solo sulla comunicazione del sindaco, la piscina. La piscina l'abbiamo, insomma, dico l'abbiamo, no, l'abbiamo fatta, l'abbiamo pensata e fatta, ma solitamente nel progetto, noi stiamo arrivando dal soggetto promotore, non capisco perché noi andiamo a anticipare, a mettere dei soldi, noi pure limite possiamo farci fare il bando. Sì, ma con questa carenza di soldi che ci sono, il soggetto promotore presenta il bando e il comune lo verifica e eventualmente lo aggiorna. Noi abbiamo dato il carico, la precedente amministrazione, di 10.000 euro anche su questo, l'architetto Corazza, che doveva proprio fare questo. A me sembra che al di là che entrano sono soldi anticipati che si potrebbero fare a meno, perché nel bando il soggetto proponente presenta il bando e l'amministrazione in questo poi può dire inserisco o non inserisco, quanto fa. Il sindaco. Sì, solo per chiarezza, consigliere, intanto l'architetto Corazza ha rinunciato a quell'incarico. Per nostro dispiacere ovviamente non ha concluso l'iter per il quale l'avevano incaricato, e vi è la necessità ovviamente da parte della struttura interna, ma penso da parte di una buona amministrazione attenta e oculata ai conteggi appunto del rientro finanziario, perché sappiamo che stiamo parlando di un project finance su un'opera molto importante anche dal punto di vista economico finanziario, pertanto è quanto mai necessario, fondamentale capire che le poste di bilancio, ossia il rientro finanziario nella gestione, sia poi autosufficiente e venga ammortizzata la spesa di impianto quando si tratta di un soggetto privato, perché sappiamo che il project ha il rovescio della medaglia: nel caso in cui la società avesse delle difficoltà finanziarie e non arrivasse al compimento dell'opera, l'amministrazione comunale deve completare l'opera, ha degli obblighi ben precisi, e come diceva lei giustamente, in questo momento di carenza economica l'amministrazione sicuramente si troverebbe con una cattedrale nel deserto, con un'opera faraonica sulla quale non è in grado di intervenire, pertanto è necessario in modo preventivo
assicurarsi attraverso uno studio, attraverso un professionista incaricato, professionalmente appunto preparato in questo tipo di project, che ci dia un responso professionale e ci dica che l'impianto dal punto di vista del bando e della costruzione, ma soprattutto del rientro finanziario per la gestione della stessa palestra, piscina, scusate, abbia la possibilità di avere un quadro economico che sta in piedi. Perché questo ci mette nella tranquillità necessaria di continuare il bando e di sapere che è un'opera che andrà a buon fine, ma soprattutto che avrà il suo rientro economico, finanziario, e quindi starà in piedi e sarà in grado di camminare da sola. Nel specifico e nell'intervento a cui citavo e che è stato attinto dal fondo di riserva, sarà sicuramente poi ripreso nel quadro economico generale di gara e quindi sarà la stessa impresa incaricata a rifondere i soldi, i fondi, questi 18.000 euro, al comune, proprio perché diventa una sorta di anticipazione. Però dobbiamo tutelarci, perché se aspettiamo che sia il soggetto proponente a presentare un quadro economico finanziario di rientro, penso sia di parte, pertanto è necessario che anche l'amministrazione comunale si tuteli e dia delle risposte in questo senso, in modo da andare avanti col bando nel modo più coperto, tra virgolette coperto, e responsabile possibile. Solo in questo senso, ripeto, l'architetto Corazza ha rinunciato a quell'incarico che prevedeva anche, come lei ben sa, una tutta una serie di incombenze che dovevano portare anche a questo, e magari anche in modo più economico, perché sappiamo bene che era stata fatta una sorta di trattativa con un tecnico del territorio per avere un prezzo anche di favore proprio per questo territorio. Speriamo, ci auspichiamo che le somme a disposizione siano comunque sufficienti all'incarico e soprattutto che vada a buon fine per avere poi il rientro totale nel quadro economico generale del soggetto che si proporrà per la costruzione definitiva. Grazie signor Sindaco. Buongiorno a tutti, volevo chiedere solo come mai, visto che tu è il che gestisce anche le commissioni consigliari, prevedendo che siano libere e aperte al pubblico, qui a Mosina non sia possibile questa cosa. Possibile, certo. Grazie, terremo presente. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, che è domande di attualità. A questo proposito sono arrivate due domande di attualità dallo stesso consigliere Casalà. Il sindaco darà risposta alla prima delle due domande che sono state registrate, come le avevo anticipato, e con protocollo 25-23 rispetto al 25-25 la prima arrivata registrata è inquinamento via artigianato. Quindi lascio la parola al sindaco. Scusate, lascio la parola all'assessore Persico. Scusa. Consigliere Cassarà, la lettura della domanda di attualità. Sì. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Questa è la domanda di attualità, alla cortese attenzione del signor sindaco del comune di Mosina di Piave. Oggetto, inquinamento via artigianato. Egregio signor sindaco, vista la protesta dei residenti di via dell'artigianato, che lamentano rumori e delle esalazioni derivanti dal trattamento dei rifiuti, si ritiene che l'attività svolta in zona industriale possa diventare sempre più grave anche in relazione alle conseguenze della salute dei residenti. Ciò premesso, sottoscritto al consigliere comunale, interrogo il signor sindaco oppure l'assessore preposto per sapere come intende muoversi con questa amministrazione comunale visto tali disagi. Si chiede se è il caso di effettuare i necessari controlli da parte dell'ARPA, di rendere pubblici i dati rilevati, qualora i valori non fossero a norma, sapere se sono previsti interventi di tutela per la salute dei cittadini. Nell'attesa della vostra risposta, secondo gli istituti saluti, alla presente si chiede risposta scritta. Il consigliere del progetto democratico Giuseppe Cassarà. Grazie. Grazie consigliere, la parola all'assessore Persico. Sì, prima di passare a quella che è la risposta alla domanda, vorrei far presente al consigliere
tecnica sarà che in via dell'artigianato non ci sono residenti, hanno preso attesa, ci sono residenti eventualmente in via Emilia i quali si sono lamentati, questo per inquadrare un po' il problema e per far capire l'interesse del consigliere stesso. Rispondo quindi alla domanda di attualità avente ad oggetto inquinamento in via dell'artigianato. In riferimento alla sopracitata domanda di attualità, mi scuso se la risposta non potrà essere sintetica, che sintetica, in quanto la stessa mi è pervenuta ad uffici pressoché chiusi. Rispondo quindi con i dati in mio possesso. L'attività della ditta Ecopata SRL in affitto di azienda dalla ditta Ecopiave SRL è stata autorizzata con determinazione provinciale numero 348 del 12-12-2012 alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto di gestione rifiuto sito in via dell'artigianato 41. In particolare alcuni motivi che hanno riguardato queste modifiche sono l'incremento della capacità di trattamento da 380 tonnellate giorno a 580 tonnellate giorno, corrispondenti a 184.000 tonnellate annue. Installazione di un comparto specifico di ulteriore raffinazione del vetro per la separazione del vetro ultrabianco e a valle delle esistenti linee, sempre collocato all'interno del capannone esistente. Attivazione del comparto di essiccazione, inizialmente previsto nel progetto già autorizzato dall'impianto. Ripasso notturno di vetro pronto forno, miglioramento dei presidi ambientali ed in particolare delle linee di aspirazione finalizzate all'abbattimento delle polveri e delle protezioni fonoassorbenti, realizzazione di un impianto di trattamento acque meteoriche e dello scarico in acque superficiali, realizzazione di un'area destinata a parcheggio per gli autocarri, realizzazione di stoccaggi del vetro pronto forno nell'area dell'impianto. Nel corso degli anni di insediamento della ditta Ecopiave SRL, ora Ecopatè, è stata continuamente controllata e monitorata sia per la gestione dei rifiuti d'ingresso sia per le attività lavorative. In taluni casi è stata diffidata a operare con portoni chiusi. In un caso è stata inoltre sanzionata per il superamento delle emissioni rumorose e ha in corso altri procedimenti su cui vige il segreto d'ufficio, non nostro, ma quello previsto dalla legge. Sono stati fatti incontri con MASL, Spesa e Igiene Pubblica, ARPA e Provincia per verificare le azioni da mettere in atto per la riduzione dei disagi e per la verifica di eventuali pericoli per le persone e l'ambiente che possono derivare dalla lavorazione, tant'è che l'autorizzazione data dalla provincia pone delle prescrizioni sia per limitare le dispersioni di polveri che per limitare le emissioni acustiche. Alla luce di quanto sopra esposto, questa amministrazione è intenzionata a continuare a vigilare sul rispetto delle norme poste per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente, operando con il coinvolgimento in primis degli uffici comunali, vigili e l'ufficio tecnico, per un costante monitoraggio, con gli enti sovracomunali, quali ARPA e ASL e provincia, riservandosi di agire conseguentemente alle varie segnalazioni di eventuali infrazioni o al sorgere di situazioni di inquinamento viario. Eventuali dati più dettagliati possono essere reperiti dai signori consiglieri presso gli uffici stessi. Permettetemi quindi un pensiero di compressione e di impotenza verso i cittadini che per la loro tranquillità vorrebbero il trasferimento dell'attività, cosa che non è nelle nostre possibilità, in quanto la stessa è ritenuta dagli organi competenti compatibili con la zona di insediamento. Assicuriamo il nostro interessamento e il nostro impegno per il monitoraggio del rispetto degli obblighi lavorativi prescritti e che in caso di rilevate trasgressioni saranno intraprese le azioni di nostra competenza atte a tutelare la loro e la nostra salute. Grazie, assessore Persico. Consigliere Cassarà.
innanzitutto la mia richiesta di domanda di attualità è stata presentata anche in termini previsti, cioè qualche ora prima, diciamo, no? Pertanto, una questione, io penso che qualsiasi amministrazione comunale, la prima cosa che deve fare è la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini. Questa domanda di attualità è stata appunto fatta perché, come ben sapete, qualche giorno fa è apparso sulla cronaca dei nostri giornali quotidiani, ci sono state delle lamentele da parte dei cittadini e qualche persona anche accusato dei problemi abbastanza seri per cui per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Ma non solo questa persona, ma anche altri cittadini, anche se abitano di fronte, perché la via Emilia è proprio al di là del canale, della via Artigianato. Pertanto io penso che non si deve aspettare che si verifichino certe situazioni, ma bisogna un po' anticiparle. Capisco che sono state fatte delle azioni, delle azioni per quanto riguarda la tutela e la messa in sicurezza di alcune fabbriche, però bisogna un po' anticipare. Io chiedo soprattutto che queste cose che deve fare l'amministrazione comunale, i controlli che diceva appunto lei, assessore, per quanto riguarda lo Spisa, per quanto riguarda l'AM, vengano resi pubblici, magari non so, dati informazioni ai cittadini e che siano possibili anche verificarli, perché la salute dei cittadini è la prima cosa, come dicevo prima, che deve fare un'amministrazione comunale. Grazie. Grazie, consigliere Fassarano. Facciamo così, lei legge la domanda, la seconda domanda di attualità che ha presentato e poi sentiamo il sindaco cosa dice. La lega comunque. Sì. Ce l'ha? Sì. Grazie. Posso? Prego. Grazie, signor sindaco. Sottoscritto consigliere comunale Cassano Giuseppe, avendo appreso da un manifestino pubblicitario riportante il logo del comune e dell'associazione più logo, che a breve verranno organizzate presso la sede della stessa associazione delle attività ricreative, quali serate di ballo, attività motorie, eccetera. Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto chiede se il programma dell'associazione più logo è stato valutato dall'amministrazione comunale e se sì, con quale atto deliberatorio sono state approvate le attività di cui sopra. Se per le attività previste l'edificio in oggetto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi. E se nella convenzione in essere sono contemplate tali attività all'interno della struttura. Nell'attesa di una vostra risposta si pongono questi due saluti. Alla presente si chiede risposta scritta. Consigliere del progetto democratico Giuseppe Cassetti. Grazie. Sindaco. Sì, premesso che l'articolo 29, come diceva il Presidente del Consiglio Comunale, prevede che ciascun consigliere può depositare una domanda di attualità, e quindi il regolamento è molto chiaro, e lei ne ha presentate due il venerdì pomeriggio, quando gli uffici sono chiusi. Comunque non erano in visione agli uffici e quindi è stata presentata comunque 11. Vabbè, comunque gli uffici non erano a conoscenza e lei sa benissimo che questa questione poteva essere, può essere affrontata anche in modo diverso, ma strumentalmente lei ritiene di dotarsi di questa possibilità del regolamento, che io sono anche nel pensiero e che sottoporrò a questa maggioranza anche di modificare, nel senso di dare un tempo maggiore per le risposte, se non altro per potersi documentare, ma soprattutto per dar modo anche agli uffici di dare le risposte. Lo dico perché questa settimana qualche componente del suo gruppo è stato presso gli uffici comunali a chiedere informazioni, ad essere informato sui documenti, a vedere la convenzione, a prendere quindi conoscenza e coscienza di questo problema. Evidentemente, di fronte a queste risposte degli uffici, che sono aperti tutti i giorni, soprattutto ai consiglieri comunali o comunque chi amministra, e voleva suscitare qualche problema rispetto appunto all'utilizzo di quella struttura, è stata presentata la domanda di attualità venerdì pomeriggio, quando poteva essere presentata durante la settimana, ho chiesto informazione agli uffici. Pertanto, se io volessi essere
sgarbato, poco rispettoso di questo consiglio, le direi, lei ha presentato due domande di attualità, una la trasformi in interrogazione e le darò risposta nel prossimo consiglio comunale, oppure, come dice il regolamento, comunque nelle 48 ore successive, in modo tale che gli uffici, dopo aver dato risposta a questa persona questa settimana in modo adeguato, entro 48 ore gli darà una risposta scritta. Tanto per essere chiari, giusto perché è bene che anche i cittadini, visto che facciamo tutto questo bel programma di trasparenza, eccetera, poi si cade sempre ogni volta su questa questione di dire ma le cose non sapevo, far finta, niente. Il venerdì pomeriggio gli uffici sono chiusi, tutta la settimana sono aperti, avete preso le informazioni necessarie, avete presentato la domanda di attualità il venerdì pomeriggio. Benissimo, ci sta nella dialettica politica, ma non fate poi proclami di trasparenza e di buona amministrazione quando siete i primi poi a disattendere. Detto questo, vi è una convenzione con la Proloco, che lei ha visto, ha avuto modo di vedere sicuramente, che è stata prorogata di qualche mese proprio perché negli intenti di questa amministrazione, ma anche di quella precedente, visto che la convenzione era dello scorso anno, anzi di fine 2011 l'abbiamo vista, che era l'intenzione di rendere quella sede, diciamo, aperta e disponibile per la comunità, in particolar modo di Caposile, e in qualche maniera dare la possibilità, soprattutto attraverso la Proloco, che ha appunto la gestione attraverso questa convenzione, l'utilizzo di cittadini di Musile, in particolar modo di Caposile, di Castaldia, e quindi, come dice l'articolo 3 della stessa convenzione, di intraprendere iniziative idonee a favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali della comunità locale e di promozione turistica del territorio, anche attraverso delle aperture settimanali per accesso ad una emeroteca e a un punto di carattere ricreativo culturale. Questo era per rivitalizzare, per dar linfa e vitalità a una stazione, a una località che rispetto a Musile Centro, con il centro anziani, con altre iniziative che ci sono, ha delle potenzialità e potevano e possono essere sicuramente ottimizzate. Questa era la volontà di questa amministrazione e di quella precedente per rendere operativa quella sede. Su questa scommessa abbiamo intrapreso degli incontri, stiamo seguendo con degli incontri la Proloco, perché vi sia dalle parole, ossia dagli scritti, ai fatti, vi siano delle aperture che coinvolgano i cittadini. Una prima iniziativa è stata posta, adesso non ho sotto mano il volantino, però sicuramente l'intenzione è quella di assicurare attraverso ovviamente i soci della Proloco, perché dobbiamo tener conto che una struttura pubblica ha delle particolari ovviamente esigenze ma anche obblighi, che sono quelli che lei citava nella domanda di attualità rispetto alla struttura e alle questioni appunto legate alla sicurezza, alle normative vigenti, eccetera, per cui con un numero circoscritto, un numero massimo previsto dalla legge, che siano effettivamente iscritti alla Proloco, quindi che ci siano delle persone che fanno rivivere o che diano comunque soddisfazione a quel centro e all'amministrazione nel far rivivere una comunità attraverso una struttura che c'è e deve essere utilizzata al 100%. La Proloco ha questo compito, l'amministrazione ha fatto una scommessa in questo senso perché vuole renderla operativa in modo appunto trasparente su questa struttura che c'è, e quindi con la scuola Proloco abbiamo aperto questa serie di incontri, di iniziative, proprio perché la proroga della convenzione sia anche legata a questo tipo di iniziativa. Nell'articolo successivo addirittura vi è data la possibilità, in riferimento sempre comunque alla possibilità di aprire addirittura un'attività di bar o comunque di somministrazione interna per i soci, in modo tale che chi vuole andare a fare la partita a carte, a fare l'attività ricreativa o sociale appunto assieme, possa anche trovare questo tipo di ristorazione o comunque di risposta. Su questi interventi, che credo siano costruttivi per una buona comunità che vuole utilizzare al meglio le proprie strutture, ci stiamo muovendo e quindi senza nessun tipo di problema l'ufficio tecnico e l'ufficio commercio stanno predisponendo attraverso appunto questi incontri tutte quelle nozioni che servono per non toccare temi delicati come quelli delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione di incendi, eccetera. Però vediamo il lato positivo, un bicchiere mezzo pieno, che è quello che abbiamo una struttura che per anni è stata anche utilizzata. Io non voglio poi, siamo in consiglio comunale, dire cose che poi magari è meglio tralasciare e discutere in separata sede, ma per anni quella struttura è stata gestita al sabato, alla domenica, lo sappiamo bene, consiglieri comunali che eravamo all'opposizione,
sabato e domenica con attività che io definisco anche improprie, e su questo non avete mai detto nulla, perché la gestione forse era di qualcuno. Oggi escono queste notizie che secondo me non fanno bene alla comunità, visto che la convenzione è una convenzione che funziona e sta lavorando bene attraverso la colloquio. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, lavoriamo perché questa comunità e perché questo territorio possa utilizzare la struttura che c'è e deve essere gestita al meglio. Su questo c'è lo sforzo dell'amministrazione e riconosco anche dell'amministrazione precedente, in quanto le finalità erano le medesime. Grazie signor sindaco, praticamente le ha dato la risposta, seguirà poi risposta scritta come lei ha chiesto. 2 minuti per la replica. Sì, sarò veloce. Vorrei dire che nessuno mette in discussione le finalità ludico-ricreative della Proloco, anzi io penso che sia anche un valore aggiuntivo per quanto riguarda la nostra comunità, perché le manifestazioni che fa da ormai dal 1998-99 sono evidenti, anzi portano un contributo un po' al nostro comune. Diciamo che il problema non è in quattro unità, ma è per capire che se la struttura è conforme alle leggi vigenti. Cioè, perché se si fanno corsi di ballo oppure attività così tipo motoria, potrebbe essere anche pericoloso, perché appunto la struttura non ha le porte esterne per l'uscita. Se succede qualcosa che leggiamo spesso nella cronaca, incendio, cose varie, lì è una trappola. Pertanto quello che io ho detto nella mia richiesta è che l'edificio deve avere tutte quante le ubicazioni di sicurezza, la struttura deve essere sicura, altrimenti certe cose non si possono fare. Grazie consigliere Cassarà. Abbiamo esaurito il punto numero 3, tranne una precisazione del consigliere Gabbiotto. Sì, sulla risposta del sindaco, lo stesso ha detto che componenti del nostro gruppo sono andati negli uffici a chiedere informazioni di questo tipo. Ecco, io volevo precisare che il gruppo è composto di 2 persone, il sottoscritto e il consigliere Cassarà. Io non sono andato e nemmeno il consigliere Cassarà è andato, quindi non era sicuramente il nostro gruppo che ha gruppo, ha detto. Quindi, gruppo consigliare? Bene, quindi era solo per precisare questo aspetto qui. Tutto lì. Esaurito il punto 3 all'ordine del giorno, passiamo al punto 4, interrogazioni di interpellanze. Sono giunte 2 interrogazioni da parte del gruppo consigliare Progetto Democratico a firma del capogruppo Massimiliano Capiotto. Se vuole illustrare la prima delle 2, grazie. Sì, allora la prima è indirizzata all'assessore della Protezione Civile e ai Lavori Pubblici, sia all'assessore ai Lavori Pubblici che all'assessore della Protezione Civile, e riguarda una esercitazione della protezione civile. Do lettura della domanda. Il sottoscritto Massimiliano Capiotto, in qualità di consigliere comunale del gruppo di Progetto Democratico, ha appreso che durante le scorse festività natalizie si è tenuta un'esercitazione della protezione civile atta all'apprendimento dell'utilizzo dell'attrezzo elettroserra. Luogo e cade dell'esercitazione sono stati gli arbusti siti sul lato sud-ovest della pista di atletica degli impianti sportivi di Viargine San Marco Inferiore, che comunque necessitavano di una manutenzione. Preso atto di quanto sopra il sottoscritto chiede, chi fosse il soggetto designato dalla polizia allo sgombero del legname tagliato, con quale procedura è stata autorizzata l'esecuzione di tale incombenza e se sono state osservate le norme di sicurezza di cui è decreto legislativo 81-2008. Se il legname tagliato poteva essere prelevato da qualsiasi cittadino e se sì, a chi doveva essere richiesto il materiale e in quali forme. Se di questa iniziativa era stata informata la cittadinanza attraverso il sito internet e le tutte informative site nel territorio, in modo che chiunque potesse organizzarsi per ottenere quota del legname tagliato durante l'esercitazione. La risposta alla presente interrogazione con riferimento agli specifici quesiti posti è richiesta anche in forma scritta. Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.
Grazie consigliere. Dà risposta l'assessore Binari. Sì, buongiorno a tutti. Do risposta all'interrogazione del consigliere Emiliano Piotto. Con riferimento all'interrogazione di pari oggetto pervenuta al protocollo comunale numero 3027 del 0102-2013, la presente per specificare quanto segue. Il Comune di Mugello del Piave è dotato di un gruppo comunale volontario di protezione civile dall'anno 2000. Fra le attività che il gruppo attua vi sono anche degli addestramenti periodici che hanno lo scopo di mantenere in uso le attrezzature in dotazione, aggiornare le procedure di emergenza, nonché favorire l'intesa operativa fra i volontari. Nel corso dello scorso anno sono tenuti addestramenti all'uso della motopompa di recente acquisto e all'uso dell'insaccatrice progettata dal gruppo stesso e sulla quale i volontari sono anche istruttori per gli altri gruppi del distretto San Montese dei volontari di protezione civile. Nel mese di settembre 2012 la provincia, nell'ambito delle azioni di coordinamento e formazione dei volontari di protezione civile, ha informato l'opportunità di organizzare corsi base ed avanzati per l'uso della motosega. Alcuni volontari hanno partecipato al corso tenutosi a novembre. L'ufficio comunale che coordina i volontari, che da agosto 2012 si occupa anche delle manutenzioni del verde, ha proposto al gruppo volontari di organizzare un addestramento applicativo dopo il corso teorico che ha accettato di buon grado.